siamo noi. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa 12ª puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Buon martedì 9 ottobre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, anche quest'oggi alle ore 15:15, era capitato anche la settimana scorsa, quindi non alle 14, perché questo perché dalla settimana scorsa la società ha iniziato finalmente le conferenze stampa dei calciatori, conferenze che da quanto insomma da noi appreso andranno, ci saranno sia il martedì che il giovedì attorno alle 14, quindi per evitare di andare in contemporanea e per permettervi di ascoltare la sintesi della conferenza qui a Tanto non capirai, in questi due giorni, il martedì e il giovedì, andremo in onda alle 15:15 e non alle 14. Puntata odierna dedicata, neanche a farlo apposta, proprio al calciatore che poco fa ha parlato in conferenza stampa, vale a dire Francesco Bolzoni, perché oltre ascolteremo anche le sue parole in conferenza stampa, ma oltre questo vi proporremo un'intervista ad un suo ex tecnico ai tempi dell'Inter, il tecnico che l'ha lanciato nel calcio che conta, perché comunque l'Inter primavera è già un qualcosa di importante. Allora partiamo subito, ma prima di iniziare vado a salutare il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca, ben ritrovato. Eccoci qui, ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e a tutti i tifosi del Bari. E allora, tifosi del Bari che possono interagire subito con noi, potete farlo in vari modi, chiamandoci in diretta, componendo il numero 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, oppure potete inviarci messaggi tramite WhatsApp al 340-451-8927, ripeto 340-451-8927. Aspettiamo anche i vostri commenti o le vostre domande sulla pagina Facebook di Tanto non capirai, sul forum di orgogliobarese.it o qui sulla chat di Spreaker. Allora veniamo subito al sondaggio odierno, che riguarda ovviamente il momento dei biancorossi. Quello che vi chiediamo è: quale secondo voi al momento il reparto più forte del Bari di Cornacchini, il reparto che dà più garanzie, la difesa, il centrocampo o l'attacco? Fatecelo sapere inviandoci appunto i messaggi tramite WhatsApp al 340-451-8927, chiamandoci in diretta al 388-636-3965 oppure scrivendoci sulle nostre pagine Facebook o sulla chat di Spreaker. Ma partiamo subito con una notizia dell'ultima ora, perché con una sentenza firmata dal presidente della prima sezione, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione di interesse presentato dall'ex presidente della FC Bari, Cosmo Giancaspro. I giudici hanno riconosciuto al comune di Bari di aver seguito la procedura corretta sia nell'affidare il titolo sia nella concessione dello stadio, il titolo ovviamente il titolo sportivo. Quindi si legge nella nota: la SSC Bari è da considerarsi a tutti gli effetti la nuova squadra di calcio della città. Questo è scritto nella sentenza del TAR. Tra l'altro, piccola curiosità, dai documenti depositati da Giancaspro si rileva che l'ex presidente aveva anche presentato domanda per l'iscrizione della FC Bari nella Serie D, proponendo l'utilizzo dello stadio di Terlizzi. Luca, abbiamo detto che non dobbiamo commentare più di tanto quello che fa Giancaspro, però questa è una notizia che mette la parola fine, penso in maniera definitiva, al binomio Giancaspro-Bari. Sì, almeno dal punto di vista sportivo direi sicuramente di sì, perché è chiaro che è una sentenza che va in un certo modo a cristallizzare una determinata situazione. È chiaro che dal punto di vista giuridico la FC Bari 1908 resta ancora in vita, perché dinanzi al Tribunale Civile c'è comunque da discutere ancora una proposta di concordato da parte di Giancaspro. Però è chiaro che dal punto di vista tecnico-sportivo questo tipo di decisione intervenuta proprio nella tarda mattinata di oggi
va in un certo modo a tranquillizzare tutti i tifosi sulla bontà, ecco, dell'operazione svolta dal comune di Bari con la nuova proprietà. E beh, diciamo che c'erano pochi dubbi, forse ce l'aveva solo Gian Caspro. Solo Gian Caspro ce l'aveva i dubbi. Ci credeva soltanto lui. Ci credeva soltanto lui, sì. Bene, chiudiamo. Allora, diciamo per il momento questa faccenda. Parliamo di questa SSC Bari, di questo nuovo gruppo che si è formato. Lo facciamo ascoltando cosa ha dichiarato in conferenza stampa pochi minuti fa il centrocampista biancorosso Francesco Bolzoni. Tanto non capirai. Ma vabbè, io ero a Spezia e non mi, diciamo che ero fuori dal progetto, e quindi comunque cercavo qualcosa che mi desse la possibilità di rimettermi in gioco, però non una cosa a breve durata. Ho trovato il Bari, che vabbè, fa un progetto importante. Sicuramente la presidenza ti dà la possibilità di pensare veramente che le cose possano essere fatte in grande. E quindi ci ho pensato un po' e poi ho preso questa scelta perché mi sembrava la scelta più logica anche per il mio futuro. E poi vabbè, ho parlato con tanti ragazzi con cui ho giocato, che avevano giocato a Bari, mi hanno parlato bene della città, mi hanno parlato bene del modo in cui si fa calcio a Bari, di come viene vissuto il calcio a Bari, e quindi io, che diciamo che la mia esperienza nella mia carriera dove mi sono trovato meglio sono stati 2 anni e mezzo di Palermo al sud, so come si vive qui il calcio in modo diciamo focoso e al 100%, la scelta è passata anche da quello. È stato bello, importante per me, perché era tanti anni che non segnavo, quindi quello lì sicuramente. E poi vabbè, anche se il mio primo gol in Serie D, per me segnando poco è stato veramente emozionante. Ma rimpianti no, perché alla fine male non mi è andata. Però è normale, quando a 17-18 anni ti trovi in un ambiente del genere, ad essere comunque considerato. Però evidentemente poi ci pensi e dici: non ero pronto a quello, non ero pronto ad affrontare delle cose così grandi, così importanti. E quindi poi dopo fai pace con te stesso. Ma io cerco di preparare tutto come se fosse la partita più importante sempre. Quindi le sensazioni, la concentrazione, anche le tensioni per me sono sempre le stesse. La differenza è normale, magari a livello tecnico e fisico ti accorgi di avere qualcosa in più, però tu sai che quel qualcosa in più lo devi mettere sempre e farlo vedere sempre, perché non posso fare una partita sottotono, se no non ha senso che una società faccia un investimento per me e io poi non faccia quello che veramente so fare. Ma sì, io quando mi sono rotto il tendine, come è successo per altri miei infortuni al ginocchio, così pensavo recupero in fretta come ho sempre fatto e ricomincio. Invece poi le cose sono andate diversamente e non nascondo che, arrivato a Novara, dopo un mese a Novara, dopo aver rescisso col Palermo, pensavo di smettere. Cioè, ho detto smetto, perché passati 8 mesi zoppicavo ancora camminando. Poi dopo le cose sono girate bene, però prima che tornassi a fare il calciatore ancora è passato un altro anno, quindi ci ho messo 16-18 mesi a tornare a fare il calciatore nel modo vero. Però le cose sono andate bene e adesso sto bene, quindi sono contento. Beh, la dedica è per mio figlio sicuramente, perché l'ultimo gol che avevo fatto aveva 2 anni, quindi non se lo ricorda nemmeno, quindi la prima dedica è per lui. E poi vabbè, tutte ne ha 6, quindi la prima dedica è per lui, e poi vabbè, per tutte le persone che mi sono state vicine, la mia famiglia sicuramente. Sì, Mancini, io, come ho già detto altre volte, gli devo molto, soprattutto per l'inizio, perché lui appena poteva mi buttava dentro e quindi mi ha dato certezze che non avevo, ha dato valore a un giocatore della primavera dell'Inter che di valore ne aveva ben poco, quindi sicuramente è stato importante per me. Ciccio bene, perché vabbè, lui è un super professionista. E poi fortunatamente per lui, dove non ci arriva con la corsa, con la forza, ci arriva con la tecnica, con la qualità. Quindi io so che sia dentro che fuori dal campo ci potrà dare una grossa mano, perché vabbè, lui è una persona fantastica e un giocatore fortissimo.
Beh, io parlando di Amlili, qualche giorno fa gli ho chiesto come mai non abbia mai giocato in Serie B, perché mi sta sorprendendo, io non lo conoscevo, è un bel giocatore, sa fare bene tutte e due le fasi, a ritmo, a qualità, e quindi mi ha sorpreso, e poi è un bravissimo ragazzo, mi trovo bene anche fuori dal campo. E invece Piovanello e Langella, secondo me, da quando sono arrivato sono cresciuti molto. Langella, vabbè, è il suo ruolo, quindi lo sa fare anche nel modo giusto. Piovanello, che non è il suo ruolo, è cresciuto molto e sta migliorando di partita a partita. E quindi, secondo me, possono darci una grande mano tutti e due. No, vabbè, adesso ho appena iniziato il campionato e noi non conosciamo realmente il valore delle altre squadre, perché comunque non c'è il peso mediatico che c'è magari tra i professionisti, non riesce a capire. Però diciamo che noi potremmo essere il nostro stesso nemico, ben sapendo che ci sono anche altre squadre che comunque c'è la giornata che magari noi siamo un pochino meno in forma e loro hanno una buona squadra, può andare in difficoltà, quindi dobbiamo stare attenti un po' a tutto. Vabbè, il mio obiettivo, io spero di riuscire ad arrivare anche a 4 gol anche quest'anno, come ho già fatto, magari sorpassarlo anche. Non sarebbe male. E poi, vabbè, noi i cali cerchiamo di non averne, almeno io personalmente. Il mio pensiero è che siamo qua per vincere, non possiamo nasconderci, quindi di cali non ne puoi avere, perché alla fine tu ti devi comportare come se già fossi una squadra professionistica che sta tra i dilettanti. Quindi il pensiero penso che tutti abbiano nello spogliatoio è che tu devi vincere, e quindi questa è una motivazione, comunque qualcosa che ti crea tensione. E poi siamo un gruppo sano e penso che ognuno abbia le sue motivazioni per rilanciarsi, questo sicuramente. Tanto non capirai. E questo Francesco Bolzoni, come detto oggi un po' il Bolzoni Day, parleremo anche più tardi dell'ex centrocampista dell'Inter. Luca Bolzoni che spiegando la scelta a Bari ha detto: mi sono trovato molto bene in una piazza del sud come Palermo, quindi ho voluto bissare, quindi un calciatore del nord che comunque ce ne sono tantissimi, ama giocare in piazze del sud, diciamo tra Palermo e Bari non c'è grossa differenza da questo punto di vista. E poi una cosa che mi ha colpito di Bolzoni, che dice: io sono un professionista e preparo la partita come se dovessi giocare in Serie B, quindi o in Serie B o in Serie D io la partita la preparo nella stessa maniera, e questo penso che sia possa essere uno dei segreti di questo Bari di Cornacchini. Deve essere assolutamente questo il segreto di questa squadra, cioè avere comunque, sempre comunque un approccio importante in tutte le partite, come se si stesse preparando sempre una partita di categoria superiore. Mai dare nulla per scontato, perché credo che comunque anche un atleta, al fine di prepararsi al meglio anche per le stagioni che verranno, che probabilmente per questo Bari saranno in categorie superiori, non possa lasciare nulla al caso. Bolzoni che poi ha tessuto le lodi dei suoi compagni di reparto, di Amlini in particolare, insomma, calciatore forte, con ritmo, qualità. Anche lui si è chiesto come mai un giocatore del genere non abbia fatto almeno la Serie B, ed è quello che ci siamo chiesti anche noi, ma ce ne sono tanti, tanti giocatori che magari non riescono ad arrivare in Serie B perché magari non hanno il procuratore bravo o per altri motivi, ce ne sono veramente tanti. Pensiamo anche a quei calciatori di tanti anni fa, tipo so, Riganò, quei calciatori che sì, sono arrivati poi in Serie A, però hanno dovuto fare veramente tanta, tanta, tanta gavetta. Bene, vi ricordo il quesito odierno: quale secondo voi il reparto più forte del Bari di Cornacchini? Fatecelo sapere inviandoci messaggi WhatsApp al 340 451 8927, ripeto 340 451 8927, o scrivendoci sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Per mettergli un radioascoltatore, c'è Boris che ci scrive: il reparto che dà più garanzie è la difesa. Sono contento delle prestazioni dei vari Massera, di Cesare, Caccioli, Di Ignazio e Aloisi. Sì, concordiamo, sicuramente da sottolineare le prestazioni di questi ragazzi. E ora diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che titola: Bari sull'otto volante a suon di gol. Attacco mitragliatrice tra le 168 squadre della categoria, 13 reti in 4 gare. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport: Bari va a tutto gas a segnare. Ci pensa la fabbrica del gol. Dopo 4 partite, ben 9 giocatori in rete con le new entry di Ignazio, Bolzoni e Matera, che ha segnato, appunto, hanno segnato i 3 gol del Bari in quel di Barcellona. Infine, vediamo cosa
titola il Corriere del Mezzogiorno: Bari, una felice cooperativa del gol in 9 a segno in 4 partite, tante soluzioni possibili per i biancorossi. Quindi Luca, quasi tutti i giornali si soffermano su questa facilità del Bari di andare in gol, però come abbiamo detto anche ieri con Fabrizio Nitti, mancano per il momento, ma non è un problema, i gol degli attaccanti, delle prime punte, specifichiamo. Sì, manca qualche gol di Simeric, forse ci si aspettava qualcosina in più da questo punto di vista, e soprattutto di Possebon, che è vero non ha mai trovato fino ad ora spazio da titolare, ma anche quando è subentrato non ha inciso magari come ci si aspettava. Per fortuna però questa squadra sta dimostrando, come detto, di avere più soluzioni, e questo è un fattore importante, soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni le soluzioni su palla inattiva o comunque le soluzioni con i centrocampisti, soprattutto con i tiri da fuori area, assumono una certa importanza. E ora diamo qualche news biancorossa, ce ne sono diverse e molto molto importanti. Allora, per quanto riguarda gli allenamenti, ieri giornata di riposo per il Bari di Cornacchini, dopo ovviamente la vittoria in trasferta sul campo di Ligia Virtus, la truppa biancorossa tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi. Si stanno allenando in questo momento, l'allenamento è iniziato alle 15. Domani, mercoledì 10 ottobre, doppia seduta alle 10 in palestra, alle 15 sul campo dell'antistadio. Giovedì 11 ottobre alle 15 all'antistadio. Venerdì 12 ottobre, sempre seduta pomeridiana alle 15 all'antistadio. Poi sabato 13 ottobre, ore 10, allenamento di rifinitura, che presumibilmente sarà a porte chiuse. Per quanto riguarda i biglietti di Bari Turris, la prevendita è iniziata questa mattina alle 10, i biglietti sono in vendita su tutto il circuito nazionale e per tutti i settori, compreso quello degli ospiti. Notizia importante: per questa partita è attiva la formula biglietto omaggio under 14, vale a dire i biglietti under 14 possono essere richiesti però solo alla biglietteria del San Nicola domenica 14 ottobre dalle 9 alle 12, presentando un documento d'identità del minore e il biglietto a pagamento del genitore che lo accompagna. Su questo dobbiamo fare una precisazione, perché ieri, anzi ringraziamo la SC Bari che è intervenuta sulle nostre pagine di Tanto Non Capirai per interagire con i tifosi del Bari, che ci chiedevano lumi su questo biglietto omaggio under 14. Allora va specificato che anche i possessori dell'abbonamento possono richiedere questo biglietto omaggio per gli under 14, quindi non solo chi fa il biglietto ma anche i possessori dell'abbonamento. Questa è una precisazione che andava fatta. Ringraziamo la SSC Bari per essere intervenuta sulle pagine di Tanto Non Capirai. Ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, col forum dei tifosi del Bari, per leggere qualche commento degli utenti sul momento dei biancorossi. Parto dal commento di Bepi77, che scrive, ovviamente poi ci sono tanti spunti di riflessione che andremo ad approfondire con Luca Deleteris. Bepi77 dice: di Cesare praticamente domenica non ha subito alcun tipo di pressione dagli attaccanti avversari. In effetti io non ricordo neanche quali fossero gli attaccanti avversari di Ligia Virtus. Poi Flavianos: sono molto ottimista rispetto alla nostra promozione diretta, non ho visto ancora squadre in grado di batterci, vediamo di che pasta sono fatte Locri e Gela. Sul Gela apro subito una parentesi, Luca, diciamo magari a chi non lo sa ancora che cosa è successo, cosa sta succedendo alla squadra siciliana. Beh, una situazione particolarmente complessa, sembra che si possa andare verso il ritiro della squadra, quel che ho capito, per tanti, diciamo, difficoltà di carattere economico che stanno toccando il club direttamente. Questa chiaramente non è una bella notizia per i tifosi del Gela, per l'intero movimento calcistico, e questo ci fa comprendere che soprattutto nelle categorie inferiori ci sono tante realtà che vivono delle problematiche legate appunto alla mancanza di introiti, alla mancanza insomma di sostegno economico, ecco, da parte delle federazioni.
Sì, praticamente il Gera è stato abbandonato dalle istituzioni, ma anche dai tifosi, addirittura soltanto 10 abbonamenti, 10 abbonamenti, qualcosa di incredibile, e quindi c'è questa provocazione, per ora una provocazione, di abbandonare il campionato. Vedremo un pochino come si svilupperà questa faccenda. Continuo con i commenti. Chicco, una volta che metti al sicuro il risultato e capisci che squadra stai affrontando, ti adegui, credo che quest'anno ripeteremo i 90 gol. Poi Gastone Paperone, i primi ad abbassare i ritmi sono proprio gli avversari che temono l'imbarcata. Questa può essere un'altra chiave di lettura. Poi Monti di 81, pensare che si possa spingere per 90 minuti è un errore. Allo stesso modo la storia della partita cambia in base a quello che è il risultato. Poi Peter Joao, l'utente Peter Joao, l'unico problema di questa squadra è che sarà obbligata sempre a vincere, vista la differenza abissale con gli altri. Poi l'utente Sentenza, resto dell'opinione che il campionato va chiuso quanto prima, tenendo questo ritmo anche per le prossime domeniche. Luca, quale commento, quale opinione sposi al 100%? Beh, come dicevi tu, uno spunto interessante fornito da un utente del forum riguarda proprio il modo da parte delle squadre avversarie di affrontare il Bari. Sembra in effetti che in un certo punto della partita non soltanto il Bari tiri un po' indietro la gamba, ma anche gli avversari non ci mettano, ecco, più di tanto per cercare di recuperare. Questo dipende, secondo me, chiaramente dal fatto che una squadra come il Bari è difficile da battere, quindi magari la squadra avversaria, dopo una volta insomma accorta si vede la superiorità tecnica tattica del Bari, non smette un po' di provarci. Fino ad ora credo che l'unica squadra che ho visto giocare con maggiore convinzione proprio contro il Bari è stata la San Cataldese al San Nicola, e fino comunque anche nella seconda frazione di gara ha, tra virgolette, messo anche in difficoltà, se vogliamo, col possesso palla il Bari rispetto agli altri avversari che abbiamo affrontato fino ad ora. Sì, l'impressione è che gli altri avversari siano quasi abbiano la consapevolezza di essere inferiori, quindi si accontentano solo di giocare col Bari. Il risultato sembra quasi non importare. L'importante è che giochiamo contro di voi, poi non ci proviamo neanche a vincere o a mettere in discussione la partita. L'impressione è questa, però ovviamente sarebbe un gravissimo errore, una cosa non certo bella, perché lo sport, qualsiasi sport, bisogna sempre scendere in campo per vincere o per fare il massimo. Vi ricordo il sondaggio odierno: quale secondo voi il reparto più forte del Bari di Cornacchini? Fatecelo sapere inviandoci messaggi tramite WhatsApp al 340 451 8927, scrivendoci sulle nostre pagine Facebook e Twitter o chiamandoci al 388 636 3965. E siamo giunti al momento dell'intervista, un'intervista che vi preannuncio molto molto interessante. Come detto ad inizio puntata, oggi è un po' il Bolzoni Day, e allora, dopo aver ascoltato le parole del calciatore, le parole di Francesco Bolzoni in conferenza stampa, ascoltiamo cosa ci ha raccontato il suo ex allenatore ai tempi dell'Inter Primavera. Tanto non capirai. Siamo con Vincenzo Esposito, ex tecnico dell'Inter Primavera, ma anche ex calciatore di Lazio, Cesena e Atalanta. Buongiorno mister e benvenuto qui a Tanto non capirai su Radio Biancorossa. Buongiorno a voi. Allora mister, partiamo da te, cresciuto nelle giovanili del Torino, l'esordio in Serie A contro la Fiorentina nel marzo dell'82, poi la Lazio e quella famosa impresa della salvezza nonostante i 9 punti di penalizzazione. Era la Lazio di Eugenio Fascetti, tecnico che qui a Bari conosciamo bene, tra l'altro è tornato anche nei giorni scorsi per ritirare un premio. Ecco, le chiedo che rapporto aveva col mister e che tipo era, magari lontano dalle telecamere, perché insomma la nomea è quella di un tipo abbastanza burbero. Ma in realtà lui, al di là che ho un grandissimo ricordo, non potrebbe essere altrimenti, perché nel tempo riaffiora spesso il lato umano, lo spessore umano più che quello tecnico, e lui era sicuramente una persona che ha lasciato un segno in tutti noi, molto più di altri, la sua spontaneità, la sua verità. Non aveva due facce, non era una persona diversa davanti alle telecamere, come spesso succede, piuttosto che davanti ai giocatori. Invece era burbero ma vero, era sincero, diretto, pulito, tutti gli aspetti che
e a me piacciono molto. E poi anche secondo me un grande tattico, io ricordo, certo in un altro calcio gioco a uomo, però ricordo che era comunque un allenatore in grado di imbrigliare anche le squadre più importanti con delle marcature a uomo e con una quadratura tattica che difficilmente ora si vede. Era un essenziale, un pragmatico, quindi puntava all'obiettivo, al sodo, senza estetismi inutili. E quindi, cosa dire, non c'entra molto il fatto che potesse appartenere a un calcio di prima o di dopo. Il calcio è uno, e certo poi ha delle... ma lui era avanti molto sotto l'aspetto tecnologico, perché noi alla Lazio avevamo questo gruppo di Roberto Sassi che ci portava a fare delle cose che erano veramente all'avanguardia, come il controllo del massimo consumo d'ossigeno, insomma i test, tutta una serie di cose che quasi 30 anni fa erano tanta roba. Mister, tornando a te, dopo Lazio, le avventure con Atalanta, Cesena e Prato per un totale di 81 presenze e 3 gol in Serie A, 48 presenze invece in Serie B. Ti chiedo a quale piazza sei rimasto maggiormente legato e perché? Ma il percorso da calciatore sì. È un percorso che chiaramente mi ha visto così vivere tante emozioni, quindi ogni posto, ogni luogo... lega ricordi sportivi importanti, ricordi anche associativi come la nascita dei figli e quant'altro, quindi tutti i posti dove sono stato bene, dove ho cavalcato e ho realizzato il sogno del bambino che era in me, quello di fare il calciatore. Certo, Roma e la Lazio del 2009 a livello emotivo hanno raggiunto un picco che diciamo è stato un picco che è andato al di là, perché c'era qualcosa in più di un campionato vinto come l'anno dopo, oppure di altri campionati vinti, o di retrocessione, ma quella è stata un'avventura diversa. Sì, un'avventura che coinvolse anche tifosi di altre squadre, non solamente i laziali. Ecco, in questa lunga carriera da calciatore avrai sicuramente affrontato il Bari. Ricordi qualche match contro i biancorossi e magari che Bari era? Ma sì, ho incontrato il Bari più volte. Il Bari che ho incontrato io diciamo nel momento migliore del Bari era il Bari di Maiellaro, il Bari che veniva a fare una Serie A di buon livello, e che mi ricordo un 2-2 a Cesena e mi sembra che ci vuole anch'io. Cioè, siccome che ne ho fatti troppi faccio fatica a ricordarmene, quindi però... parliamo di Serie A comunque, perché i gol li hai fatti tutti in Serie A, giusto? Sì, comunque no, uno di questi penso che sia col Bari, in questo 2-2, ma insomma ecco, erano campionati dove ci si scontrava anche il penso che sicuramente Bari hanno rappresentato sempre una realtà di primo ordine per quello che riguarda il panorama, quindi ci veniamo volentieri a giocare sicuramente. C'è mai stato un contatto col Bari? Esposito è stato mai vicino al Bari da calciatore? No, mai. No, sono stato vicino ad altre società, anche blasonatissime come il Milan, il Genoa, ma il Bari no. Bari mai. Non si è mai interessato ad Esposito come giocatore. Perfetto, nel 96 hai iniziato la tua carriera di tecnico a Prato, poi le parentesi con Grosseto e Albino Leffe, e infine l'approdo all'Inter per allenare la Primavera. Per te uno scudetto e un torneo di Viareggio, ti chiedo come avvenne quel passaggio, da chi venisti scelto, se non sbaglio in prima squadra in quel periodo c'era Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale. Era Roberto Mancini e poi c'era anche José Mourinho, quindi diciamo un periodo dove per gli allenatori che venivano era stato il momento migliore dell'Inter degli ultimi 40 anni, 50 anni. No, la scelta fu una scelta diciamo legata all'aspetto meritocratico, chiaramente, perché Ausilio, l'AD dell'amministratore delegato dell'epoca, che era Paolino Ernesto, avevano preso in gestione per un rapporto con Moratti lo Spezia, e quindi lo Spezia in quel momento faceva la Lega Pro, la C1, anzi l'allora C1. Io con Grosseto feci un grande campionato, feci molto bene con lo Spezia, dicendo in casa fuori, e loro, quando io l'anno dopo andai all'Albino Leffe e a metà anno fui esonerato, mi chiesero se ero disponibile. E passare dalla Serie B alla Primavera allora
era un passaggio, diciamo, fu un passaggio. Io ero un allenatore che in quel momento aveva la spinta e la voglia di fare qualcosa di importante. Fece una scelta che era un po' in controtendenza per andare a fare un'esperienza di quel tipo in un grandissimo club. E niente, fu un'esperienza felice, ma non soltanto perché poi chiaramente l'Inter è una società che vince e continua a vincere, ma perché abbiamo vinto, ma perché abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi di diventare. Ecco. Mi riferisco ai Bonucci, mi riferisco ai... Ecco, facciamo magari un elenco di quei calciatori che poi sono diventati campioni. Parliamo di Bonucci, Santon, Obi, Siligardi, Destro, Biabiani e anche Mario Ballotelli. Ecco, parto proprio dall'ex difensore del Bari, ora alla Juve, quindi Leonardo Bonucci. Ti aspettavi una carriera del genere e soprattutto che potesse imporsi subito in Serie A con la maglia del Bari, perché lui arrivava dal Pisa, subito in Serie A, buttato nella mischia insieme a Ranocchia da Ventura e subito grandissime partite, grandissimo campionato? No, nessuno di noi, sarebbe ipocrita, sarebbe falso, sarebbe non vero dichiarare che all'epoca della primavera lui potesse avesse davanti a sé un futuro sicuramente così radioso e importante come quello che si è saputo conquistare. Era un ragazzo importante, con la mia primavera era uno dei riferimenti sicuramente a livello di personalità e di qualità tecnica, a livello difensivo, ha vinto lo scudetto, era un giocatore di grande personalità, però era difficile pensare che potesse essere, diciamo, un protagonista del panorama mondiale come è stato. Quindi questo significa che il merito è esclusivamente del ragazzo, che ha saputo crescere, ha saputo costruirsi piano piano con una grandissima mentalità, e la testa è quella che ha fatto la differenza. Ecco mister, la mia personale convinzione, ma anche di tanti tifosi e giornalisti qui a Bari, avendo visto sia Bonucci che Ranocchia, ci aspettavamo una grande carriera da parte di Ranocchia e non di Bonucci. Invece è venuto il contrario, con Bonucci che ormai è uno dei difensori più forti al mondo e Ranocchia che fa panchina all'Inter. Era proprio a conferma di quello che dicevo prima. Non consideriamo spesso, troppo spesso, la capacità di competere, la tenuta mentale, la capacità di non accontentarsi, la capacità di sostenere delle pressioni, e in questo Bonucci Leonardo si è mostrato fuori classe. Quindi quello che non si vedeva in realtà lui aveva da fuori classe. Quindi è chiaro che in quel momento, se uno vedeva la parte estetica, forse sul piano dell'elasticità, della dinamicità, dell'esplosività, così, forse Ranocchia aveva qualcosa in più, ma questa è la testimonianza che quanto conta il resto. Certo, cioè non bastano le doti tecniche. Mister, ma in quell'Inter primavera, piena zeppa di talenti, c'era anche un certo Francesco Bolzoni, ragazzo che esordì anche in prima squadra con Mancini, poi tanti anni difficili. Secondo te come mai non si è imposto su grandi palcoscenici? Non lo so, Francesco è un ragazzo a cui ho voluto molto bene, era un ragazzo che rappresentava l'energia pura della mia squadra, un'energia dinamica, abbinava qualità fisiche eccezionali perché era capace di esprimere potenza in durata, quindi sono due elementi che insieme spesso fanno fatica a sposarsi. E quindi un ragazzo diligente, caratteriale, ha fatto una buona carriera. Poi se lo paragoniamo a Bonucci è chiaro che diventano carriere tutte mediocri, ma ha fatto una buona carriera, si è fatto delle soddisfazioni. Poi i motivi, diciamo, per cui non è riuscito a fare un salto in un grande club, questo non lo posso sapere. Ecco, mister, raccontaci un po' Francesco Bolzoni uomo, com'è fuori dal rettangolo verde, e poi Francesco Bolzoni calciatore. Noi qui a Bari abbiamo ammirato, è andato in gol domenica scorsa, sembra, insomma, avere un buon tiro e soprattutto un ottimo lancio, molto bravo nelle aperture. Cos'altro possiamo aggiungere? Ma Francesco è un ragazzo che ha un profilo molto tranquillo, un introverso, non è un grande comunicatore, è un ragazzo che però ce l'hai sempre, è un ragazzo di spessore, è un ragazzo che ha come gruppo, come concetto di gruppo, il concetto è fondamentale del suo modo di fare calcio. È un ragazzo che abbina anche delle buone qualità tecniche, ma da noi non ci si deve aspettare che, venendo da categorie superiori,
nelle punizioni all'incrocio, deve essere uno che deve fare un lavoro di quantità, e nella quantità può esprimere anche dei momenti di qualità nel gol, come un'apertura un po' più digitata, un po' più lunga. Però è un giocatore che fa giocare bene la squadra, perché è un giocatore che porta sostanza, grandissima sostanza e grandissima mentalità, per cui il rischio è che quando si scende di categoria la gente, perché hai fatto una categoria sopra o due o tre sopra, ci aspetta che tu faccia la differenza in un campionato complicato e difficile come quello di Serie B. Ecco, infine le chiedo se ti aspettavi questa scelta di Bolzoni di ripartire addirittura dalla Serie D, anche se parliamo del Bari di De Laurenti, se siete ancora in contatto, se vi sentite ancora. No, non ci sentiamo, ma se lo facessimo sarebbe un motivo, diciamo, di sicuramente di grande affetto. No, lui ha fatto una scelta legata alla piazza, cioè, Bari non è Serie D, Bari non è una categoria, Bari è una squadra, una tradizione, una piazza, una città, uno stimolo, una società in questo momento, per fortuna del Bari, o quantomeno una società che può garantire un po' di serietà, e quindi questa è stata la sua scelta, non certamente una scelta di categoria. Ma legata alla piazza. Perfetto, mister, noi la ringraziamo per essere intervenuta ai nostri microfoni, le facciamo un grosso in bocca al lupo, speriamo di vederla quanto prima su una panchina magari anche importante. Grazie a mister Vincenzo Esposito. Grazie a voi e buon proseguimento, buona giornata. Arrivederci. Tanto non capirai. E questo mister Vincenzo Esposito, ex tecnico della primavera dell'Inter, abbiamo nominato qualche calciatore lanciato in quella squadra, da Balotelli a Bonucci, c'era anche Mattia Destro, Santon, Obi, tanti calciatori che poi comunque hanno fatto anche bene in Serie A. Luca, soffermandoci su Bonucci, il mister Esposito ha detto, è stato molto onesto perché in genere si tende a rispondere in maniera diversa, ha detto sinceramente non mi aspettavo una carriera del genere da parte di Bonucci, e facendo il paragone con Ranocchia lui dice sì, magari dal punto di vista fisico e delle prestazioni atletiche Ranocchia era ed è superiore, però per diventare un grande calciatore bisogna avere anche la testa giusta, Bonucci ce l'ha, Ranocchia forse, che ne pensi? Beh, credo insomma che la testa abbia sicuramente inciso tanto, probabilmente anche l'ambiente in cui Bonucci si è ritrovato dopo la felice esperienza di Bari alla Juventus, lavorare con tanti campioni, comunque in un ambiente vincente come quello, lo ha sicuramente agevolato rispetto a un Ranocchia che comunque ha vissuto, diciamo, gli anni più difficili, ecco, dell'Inter, si è ritrovato in una situazione complessa, non era probabilmente pronto per essere leader di una squadra che aveva già di per sé tante problematiche, a differenza di Bonucci che ha avuto la possibilità di iniziare a giocare con continuità e crescere a fianco di campioni del calibro di Barzagli e Chiellini. Penso che anche questo sia stato un fattore decisivo. E poi, parlando di Bolzoni, ci ha detto tante cose interessanti. Ha detto lui: nella mia Inter rappresentava l'energia della squadra, potenza e durata. Per quanto riguarda il suo essere calciatore, ha detto Bolzoni antepone il gruppo a se stesso, quindi prima il gruppo, poi la prestazione individuale, poi riferendosi ai tifosi del Bari ma anche ai giornalisti, ci ha detto non aspettatevi le punizioni all'incrocio da parte di Bolzoni, ma tanta quantità con sprazzi di qualità. Luca, alla fine è quello che stiamo vedendo, Bolzoni sembra un ragazzo molto umile che comunque abbina anche la qualità alla quantità. Io credo che già per fare una scelta come quella della serie B sia necessario avere tanta umiltà per un calciatore che soprattutto ha avuto la possibilità di giocare fin da subito in Serie A, poi l'abbiamo fatto per la maggior parte in Serie B, ma non è assolutamente un giocatore da Serie B, avrebbe potuto sicuramente trovare una sistemazione migliore almeno per quanto riguarda quest'anno, quindi penso che questa scelta sia indicativa di quelle che sono le sue qualità. È chiaro che poi il suo passo tecnico, pur non essendo, ecco, un calciatore bello da vedere in un campionato magari superiore, è chiaro che in Serie B anche lui sembra un centrocampista, sembra, diciamo, un po' il Pjanic della Serie B, pur avendo caratteristiche ben differenti, non è un regista puro con quel tipo di qualità, ma è chiaro che la sua superiorità viene fuori, emerge.
sempre Esposito, parlando di Bolzoni, ci ha detto lui non ha scelto la categoria, non ha scelto la Serie D, ha scelto la piazza, ha scelto Bari perché sa che dietro c'è un progetto, ovviamente, che non si limita ovviamente alla Serie D, ma prevede ben altro, quindi una scelta lungimirante, quella di Francesco Bolzoni. Bene, è veramente tutto per quest'oggi e per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancoroso, orario insolito, ma iniziate a fare l'abitudine, ripeto, il martedì e il giovedì ci ascolterete alle 15:15, mentre tutti gli altri giorni, lunedì, mercoledì e venerdì, regolarmente alle ore 14. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani alle ore 14. Ciao Nicola, grazie a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Bene, rinnovo anche per voi radioascoltatori l'appuntamento per domani alle 14 qui su Radio Biancorossa con Tanto non capirai. Forza Bari e ciao. Senti questa voce. Tanto non capirai.